La professione finisce per unirci e le istituzioni provano a dividerci, noi siamo tutti quanti qui, ognuno per la propria parte, ognuno con le proprie competenze e ognuno in rappresentanza dei propri legittimi interessi a sostenere che non ci sono i farmacisti, i biologi, i servizi, ma c'è il cittadino che ha bisogno dei biologi, dei farmacisti, dei servizi. Quindi riportiamo al centro del problema, al centro anzi delle soluzioni al problema, i cittadini, i quali francamente poi poco se ne interessano se il sistema è garantito, i servizi sono da Tizia o Caio, vogliono dei servizi efficienti al minor prezzo possibile, avendo peraltro maturato inesorabilmente che questa sanità universalista che garantisce la gratuità a tutti e a tutti rende poi insostenibili tutti gli altri sistemi. Quindi l'importante è trovare una sostenibilità economica per evitare che l'accesso a questi servizi sia agevole per taluni e sia invece eccessivamente oneroso per gli altri. Ritengo che abbiamo realizzato un percorso economicamente molto vantaggioso e il solo fatto che siano rappresentanze diverse dietro questo tavolo ne è la prova provata. Non so se ci sono delle domande in particolare, questi, lo dico sempre, sono esclusivamente punti di partenza per migliorare e resettare sempre di più e individuare sempre più velocemente, risolvendole, le nuove esigenze. La parola ora a Isaia, che ci deve spiegare, ci deve illustrare un po' il progetto. Bene, io ringrazio Federpharma e Federlab. Federpharma nella persona del presidente Michele Di Orio, che mi è stato vicinissimo a Sanitel in questo progetto, che diciamo è stato, come dire, anche creato insieme, insomma, abbiamo cercato di trovare insieme e creare tutte le esigenze del cittadino che si reca quotidianamente in farmacia e l'operatività della farmacia stessa. Ringrazio l'onorevole Danna che proprio poc'anzi mi chiamava scusandosi che non poteva venire per problemi istituzionali, ma ringrazio Geppino Nasti che ci è stato vicino come Federpharma, come Federlab, e ringrazio il mio amico storico Eugenio Basile, che oltre ad essere mio amico è vicepresidente dell'Unione Industriale, che noi come Sanitel guardiamo sempre con ammirazione e soprattutto con l'Unione Industriale. Bene, Sanitel è un'azienda che nasce 20 anni fa, è un momento storico, diciamo, quest'anno facciamo 20 anni. E tu dove sei, fermo, attraverso una centrale operativa H24, numero verde, ha dato sempre la possibilità ad utenti di rivolgersi al nostro sistema, un sistema che dà la possibilità al cittadino di avere servizi di assistenza sanitaria domiciliare H24 come punto di forza nel giro massimo di un'ora. Sanitel ha voluto adeguarsi ai tempi perché, come ben sapete, il decreto non ultimo che fa sì che la farmacia diventi farmacia di servizi e i vari centri unici prenotazione che ci sono sul territorio ha fatto sì che Sanitel ne volesse creare uno proprio. Quindi il cittadino potrà accedere ai nostri servizi di assistenza sanitaria domiciliare, che sono l'assistenza infermieristica, il nostro punto di forza, l'assistenza medico specialistica, la diagnostica domiciliare, che è una branca molto importante dell'assistenza infermieristica, perché fa sì che i cittadini possano ricevere a casa propria di questi esami diagnostici senza recarsi a volte anche per una semplice ecografia nei pronti soccorsi oppure in ospedale, per cui per noi rappresenta un punto di forza. Da oggi cambia che il cittadino si recherà nella rete delle farmacie e nella rete dei laboratori di analisi sul territorio, dove potrà prenotare queste prestazioni direttamente, come dicevo, in questi due luoghi, dove riceverà, dove diciamo l'utente riceverà un voucher
che il professionista farmacista e laboratorista prenoterà all'interno della propria struttura queste indagini o questi servizi di assistenza domiciliare. Per cui per noi è un punto importante e ci rendiamo conto che la copertura del territorio fa sì che capillarmente in tutta Italia, in tutte dove siamo presenti, in tutte le filiali, fa sì che Sanitel vada a rivoluzionare un po' la sua gamma di prenotazioni e fa sì che ci rende, diciamo, particolarmente efficaci dove siamo presenti. Come visto che poi Sanitel è partita a Napoli, anche questo progetto è giusto che parti a Napoli, si sperimenti a Napoli e dopodiché possa essere mandato, introdotto in tutte le altre filiali che sono sul territorio nazionale, sulla regione e sul territorio nazionale. Per cui io ringrazio ancora Michele Di Orio che ci è stato vicino, perché più volte i progetti non nascono così dal niente, più volte in riunioni ci siamo visti, insieme alla Union System, che è la società che ha prodotto il software, una società leader nazionale nella softwareistica, ha diciamo, plasmato insieme a Federpharma e a Federlab un prodotto che possa essere congeniale ai cittadini che si rechino presso queste strutture. Sanitel non vuole sostituirsi assolutamente al pubblico, ma vuole collaborare con il pubblico, perché queste prestazioni, a volte anche semplici, per dire un'iniezione, una flebo, fa sì che quotidianamente si intasino i pronti soccorsi. Allora con tariffe molto molto basse che risalgono poi agli ordini professionali, l'utente può ricevere questo tipo di prestazioni senza dovendo accedere, diciamo, a un pronto soccorso. Perché poi prestazioni di basso livello sono riconducibili a codici bianchi e per cui il cittadino comunque si troverebbe a pagare insomma una somma, invece con costi relativamente bassi al proprio domicilio potrà avere questo tipo di servizio. Ringrazio ancora il presidente Michele Di Orio, ringrazio Federlab per la propria presenza, ringrazio Union System che ci è stata vicina per la softwareistica e la dottoressa Pina Rosa, che è la nostra responsabile marketing, che poi porterà su scala tutto il progetto a livello nazionale, che ci cura l'immagine, il marketing e la comunicazione. Grazie a